Iniziano presto, la mattina, le librellule di Se la Luna a fare compagnia ai bambini che arrivano al pronto soccorso pediatrico o che sono in attesa di fare una visita piuttosto che un intervento chirurgico. Leggere, colorare, osservare le immagini distrae il bimbo da quanto dovrà affrontare e gli ridona un po' di calma e di serenità. Allora, Se la Luna è un'associazione nata 6 anni fa e il suo scopo primo è quello di creare benessere alla persona attraverso il libro scritto, il libro letto. E abbiamo avuto 3 anni fa l'invito, anzi 4 anni fa, l'invito dalla precedente primario e dalla maestra, l'invito di entrare in questo territorio dell'Oasi per l'organizzazione della biblioteca del reparto. Felicissimi, siamo arrivati con i nostri volontari e abbiamo incominciato la catalogazione di tantissimi volumi, perché si è arrivati a più di 3.000, divisi per fasce d'età e per genere. E poi abbiamo inaugurato il 9 di ottobre di 3 anni fa la biblioteca con una grande festa e tanti palloncini colorati, e ogni giorno adesso, dal lunedì al venerdì, i volontari di Se la Luna sono in reparto qui nell'Oasi e anche proprio in corsia. Perché? Per fare il prestito assistito, quindi portare il libro a quei bimbi che non possono alzarsi dal letto. Volentieri si sta con loro, si legge una storia, oppure si è anche qui proprio in biblioteca, in questo spazio dove ora siamo, per suggerire la consultazione oppure il prestito di alcuni libri, per sognare, per fantasticare, perché il libro, sappiamo, per ogni bambino è un tappeto magico che lo fa volare in tutti i mondi possibili. In quei possibili mondi c'è anche il mondo desiderato da quel bambino, che magari è proprio nella fragilità della malattia e nella sofferenza. Quindi è un modo per sognare, per alleggerire la fatica delle giornate di degenza ospedaliera e anche per impadronirsi di quelle atmosfere, di quegli ambienti, di quei personaggi che abitano da sempre nelle pagine del libro. Oltre al prestito di libri, Se la Luna anche gestisce una piccola videoteca, rigorosamente anche questa divisa per fasce d'età, e quando i bimbi vogliono vengono a prendere le cassettine e viene prestato un lettorino, quindi possono vedere il film o il documentario rimanendo tranquillamente nel loro lettino. Quando viene ricoverato un bambino in pediatria, viene ricoverato un po' anche una famiglia, perché dietro e accanto a quel lettino del bimbo c'è sempre una mamma, c'è un papà, tante volte i nonni, gli zii, e i tempi qui, la giornata è tanto lunga, e quindi abbiamo pensato, come Se la Luna, di portare 2 grandi espositori, uno per i bambini, e viene regolarmente fornito di libri a perdere, che al limite il bimbo, quando viene dimesso, può anche portarsi a casa. L'altro invece è ricco di riviste che vengono fornite dai soci, sono riviste le più varie, e vediamo che per molti genitori, sì, l'espositore delle riviste costituisce un momento così di momentanea sospensione da tante angosce, da tante difficoltà, e si passa un quarto d'ora un po' diverso.